Sono arrivato in Val di Sole, sono vicino praticamente al parcheggio Bosco, dove c'è un bellissimo parco, vedete. Ah, adesso mi aspettano 2 settimane, come sempre. Questo è l'inizio del mio video blog. Non è che farò chissà quali cose metterò nel video, metterò ovviamente tutte le mie camminate in mezzo nei boschi, più boschi non si può. Insomma, godetevela, perché io cercherò in tutti i modi di godermi questa vacanza. E quindi andiamo col video. Prima giornata nel bosco, non sto trovando praticamente nulla, come potete vedere, ma l'importante qua è camminare, va bene, e vedere paesaggi veramente meravigliosi e mozzafiato, perché la montagna è soprattutto questo. Quindi tanta bella roba, insomma. Ciao raga, vi sto facendo un vlog molto leggero, anche perché sono stati solo 3 giorni da quando sono qua. E poi vabbè, ho sempre dietro con me alcune persone, quindi sto facendo fatica nei boschi a fare il video, però potete vedere dalle foto, qualche buona trovata l'ho fatta, anche se è un periodo un po' brutto per i funghi, a seconda di tutti. E niente, adesso sono qua sul cammino Mezzana, la strada di Norwalking Mezzana con Mezzadura, e devo dire che i paesaggi, vedete, si apre tutto da una parte, dall'altra c'è il bosco. Questo che vedete è il ponte del treno che fa Malé Trento, Mezzana Trento. Ho appena scoperto pure un ruscellino, non so se vedete. Ah, non so se riesco a farvelo vedere. Casomai trovate tutto nelle mie foto su Facebook. Guardate qua che bello scorcio anche qua, meraviglioso, con ruscellino che scende. È davvero Val di Sole cotta, fantastica, cioè. E l'ho detto, questo video lo farò purtroppo, magari farò molto più corto quest'anno, perché avendo altre persone con me avrò meno modo di registrare, però farò sicuramente, al di là dei video, farò sicuramente delle foto, e le foto poi ve le metterò sicuramente su, lo metterò anche dentro in questo video. Oggi sono andato ad esempio al Museo della Civiltà Solandra, e anche quello è un posto da vedere assolutamente per chi è in zona. Malé, bellissimo. Comunque per il momento procede tutto bene, anche se adesso vi dirò una novità: mi sono iscritto a rafting, cioè giovedì farò rafting, e mi sto cagando addosso letteralmente, perché è una cosa che non ho mai fatto e ho paura di fare un botto di quelle incredibili. E tra l'altro ho visto la Coppa del Mondo di mountain bike, anche se da lontano, che c'era un pacco di gente qua dietro, tra con Mezzadura e Mezzana. Ho visto quindi un sacco di ammiragli della Coppa del Mondo. Infatti ho pubblicato le foto, quelle credo solo sul mio profilo, ma le butterò dentro qua. E insomma,
Sono andati 2 giorni magari meno in molto intensi perché sono già andato a tirare con l'arco, ho già fatto un po' di cose. Chiaramente però essendo con altre persone, non potendo fare il video, non ho potuto registrare qualunque cosa, ma ci sono le foto, eh. Ci sono le foto per dimostrarvi che non sono un cazzaro, ve le metterò fuori dopo. Per il rafting ho una caga tremenda perché anche lì non credo che riuscirò a fare il video, se riuscirò lo vedrete qua, se non riuscirò fidatevi. Soprattutto fidatevi che se andrà tutto bene farò video dopo. La paura c'è, la paura c'è. Dai ragazzi, mi raccomando. Ragazzi, ho sulla muta perché sto andando a far rafting. Ciao. Tornato ragazzi, che figata da provare assolutamente. Sono morto 3 volte, ma ne valsa la pena. Boh, raga, sono tornato adesso, ho mangiato, mi sto buttando un po' giù perché francamente mi sento un po' stanco. È stata un'esperienza stranissima e sicuramente quando dicono che è una cosa leggera non è del tutto vero, nel senso comunque che un po' di fatica la fai e se non sei abituato ne fai tanta, però sono sincero, è molto bello perché passi in mezzo alla natura, qui in Val di Sole, poi in Noce te è teatro di diversi mondiali, eccetera, di rafting, canoa, kayak, eccetera. Quindi sicuramente è uno dei posti migliori dove fare questo tipo di esperienza. C'è da dire comunque che è stancante e questo lo posso dire, però sono contento perché è una nuova esperienza che mi sono messo nel bagaglio, nel mio bagaglio personale. Ripeto, non era una cosa che pensavo di fare con facilità, e anzi, sinceramente non era una cosa che pensavo di fare, è stata una cosa un po' improvvisa, però sono contento di averla provata perché sicuramente è stata una bella esperienza. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao! Dunque, ragazzi, è vero che questa vacanza effettivamente sto parlando poco. L'anno scorso avevo fatto più video dove spiegavo cosa facevo, cosa non facevo. Quest'anno vi dovrete accontentare molto probabilmente delle immagini a fine video perché veramente sto facendo una settimana intensa ma rilassante e non so come spiegare le due cose. Tanto sono qua dentro la stazione, dentro la sala d'attesa della stazione di Marileva 900, vedete? Tranquillo, non c'è un cane, quindi. E quindi è quello, ragazzi, cioè dovete pensare quello, cioè il fatto che veramente è stato per il momento, manca ancora qualche giorno, ma sono stati giorni veramente, veramente intensi, cioè non ho mollato nulla, andando a funghi, non ho trovato tanti funghi, comunque camminando tanto, le strade sono ripide, andando a far rafting, ho fatto veramente tutto, ho tirato con l'arco, mi manca solo, ecco, rispetto all'anno scorso andare a minigolf, ma credo di andarci nei prossimi giorni. E devo dire che, come sempre, qua va di sole non delude mai. È un territorio meraviglioso, e sei immerso nel verde, hai tutto, tutto mangi in maniera meravigliosa. Posterò anche a fine video qualche foto di cosa abbiamo mangiato l'altra sera, perché credo di aver mangiato tutto, cioè tracello, capriolo, ormai ho mangiato funghi, finferli, cioè veramente. Veramente mangiato bene, 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 come sempre, come sempre. La Val di Sole non tradisce mai. Sto facendo video molto più lunghi, parlando di tante cose proprio perché, come detto, dovrò far parlare le immagini. Siamo andati a pescare, abbiamo tirato su una trota di 2,2 kg, insomma, è veramente una vacanza che quest'anno, più dell'anno scorso, è stata ancora
più intensa, con più cose da fare, più sono contento, sono veramente contento. Cioè, vi dico che mi ero portato un quadernetto per disegnare e mi sono portato all'artista per vedere i film. Nel caso mi fosse annoiato, non sono ancora riuscito, non ho ancora visto un film. E oggi ho disegnato qualcosina per la prima volta, ma uno schizzo così a cavolo, no? E questo per farvi capire che veramente sto camminando come un dannato e sto notando una crescita dei miei polpacci da far paura. Giuro ragazzi, veramente sono cresciuti tantissimo e quando si dice che vai in montagna a far preparazione qui, io credo che i primi giorni che tornerò a Milano sarò una bestia, nel senso che avrò voglia di fare un casino di cose. Speriamo di mantenere questo stato di forma, soprattutto stato di voglia di fare anche poi quando si comincerà a lavorare, perché poi sapete benissimo com'è il lavoro. Ragazzi, che vi devo dire? Ci vediamo tra il prossimo spezzone, dai. Giusto brevemente per farvi vedere più o meno dove sono sistemato, no? In questa vacanza, chiamatela come volete. Intanto volevo anche farvi vedere che se non avete niente da fare, a Vermiglio il 23-25 ci sono UC Trials World Cup di mountain bike. Io ho visto la Coppa del Mondo da Olasa circa, cosa, 2 settimane fa, appena sono arrivato, e devo dire che è una figata, poi vedrete le foto. Allora, invece vedete questa lì, le prime finestre. Praticamente lì ho casa io, qui c'è la stazione di Marileva 900. Ora voi non ci crederete, ma qua passa un treno ogni mezz'ora circa. Oh, io non sento niente, è una cosa incredibile. Sarà che la casa è come si dice, ben insonorizzata, ma io veramente non sento assolutamente nessun problema. Intanto vi faccio vedere, non so se notate lassù, faccio anche lo zoom, ecco, avete visto, quel paesino lì si chiama Roncio. E visitatelo se passate di qua perché è carino. E tutto quello che passa da Marileva è veramente figo. Cioè, Mezzana Marileva, io credo che tutta la Val di Sole sia da vedere, tutti i paesi. Adesso sta passando un treno intanto, in diretta, shock. Cazzo, sono bei treni, eh. Sono più bei treni questi di quelli della Trenord, per farvi capire. E niente, dunque, il mio momento cazzeggio è appena passato. Comunque sta piovendo, quindi bene così si sta bene al freschi. Vi dico solo che ci sono 15 gradi. Sono qui 15 o 10, sono qui proprio in pantaloncini e felpozza. Bellissimo. Sono in camera mia, adesso vi faccio vedere una cosa veramente, veramente figa. Praticamente qui c'è stato il ritiro del Venezia. E vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, vedete la bandiera del Venezia. La bandiera del Venezia, praticamente tutto il paese è invaso di queste bandiere. E bella grande, perché alla fine è una bandiera enorme. Solo che chiaramente in paese sembrava molto piccola. Ed è ufficiale, ed è quella bandiera proprio che hanno usato per pubblicizzare il ritiro del precampionato del Venezia quest'anno. Qui a Mezzana Marileva, quindi sto godendo come un riccio per questo regalo, diciamo. Alla fine sapete, collezionando maglie e cose del calcio così, questa bandiera che è un pezzo da collezione, sono contento di avercela, insomma. Thank you.
qua vicino, adesso lo vedi benissimo, adesso li vedi veramente un gioco. Guarda, guarda che gatto macchinoso. Si vede bene, però voglio qua. Hai visto come si vede? Allora raga, penultimo giorno nei boschi. Oggi ho deciso di provare in un bosco dove non ci sono mai stato, cioè non ci sono stato quest'anno. E niente, comincio ad avere addosso la tristezza della partenza, mettiamola così, perché comincio a rendermi conto che oggi è giovedì, sto facendo sto video che è giovedì e sabato sarò a Milano, quindi e comincio ad averla addosso e comincio ad avere il magone. Sto cercando di resistere, ma ce l'ho, perché comunque qua, ragazzi, veramente io non so, ve lo dico ogni anno, lo so, ma ragazzi, venite in Val di Sole perché è una figata pazzesca. È un qualcosa che non si può descrivere, non riesci a dirlo, non riesci a... Cioè, bisogna solo prendere e venire, basta, stop, chiuso, e ve ne renderete conto. Oggi non credo di trovare molto qua, perché non ci sono manco i funghi quelli non buoni, quindi non credo che sia un bosco, però giro lo faccio lo stesso. Ciao raga, oggi è l'ultimo giorno della vacanza e quindi di conseguenza è l'ultimo giorno in questo splendido bosco. Vedete, sono qua a cercare non so neanche io che cosa, perché non credo di trovare qualcosa qui. Infatti poi tornerò giù, credo, da il mio posto, quello preferito. Però ragazzi, è dura, perché è l'ultimo giorno qua, veramente. Si sta bene, giovani, meno giovani, ragazzini, insomma, qua veramente ti diverti tantissimo, quindi è dura, io più che ogni volta ricordarvi di venire qua, cioè invitarvi a venire qua, perché è veramente un posto meraviglioso, più di così non posso fare. Ma sappiate che chi non viene qua almeno una volta nella vita si perde degli spettacoli che meritano in maniera incredibile e pazzesca. La Val di Sole merita tutta. E l'invito che faccio ogni volta è quello di venire, ma lo faccio ogni anno e ve lo rifarò ancora. Perché è così. Insomma, questi sono posti così belli che meritano di essere visti, rivisti, girati, rigirati. È così, la Val di Sole è questa. Ora stacco un attimo perché gonfiato un a salire. Dunque fioi, mentre vi parlo sono le 6:20, quindi tra un po' è ora della doccia e della cena, ed è l'ultimo giorno. Oggi, e ve l'ho già detto stamattina nel bosco, ve lo ripeto ancora, oggi è l'ultimo giorno che passo in questo splendido paesaggi della Val di Sole, questa splendida città che è mezza una marileva, e tra un po' tornerò a Garbagnate, la mia città, insomma, dove abito. Voi non ci crederete, ma ho un groppo che non mi va via da ieri. Perché pensiero, metto qua che c'è l'ombra, pensiero che per un anno non vedrò questi boschi, non vedrò questa gente che è eccezionale, veramente. Cioè, ragazzi, veramente, io veramente, più che dirvi ogni volta venite, provate la Val di Sole, non la lasciate più,
Voi potete anche non credermi, voi potete anche non credermi, perché non è che siete autorizzati per forza a credermi, non è che siete obbligati. Però io vi posso dire, ragazzi, vi posso dire che quando vieni qua una volta, con i divertimenti che hai, con la natura, con mangiar bene, non molli più la Val di Sole, io ve lo assicuro, ragazzi, ve lo assicuro, ve lo assicuro. Io veramente faccio un invito a tutti voi per venire qua, perché veramente, ragazzi, mollare un attimo, anche solo mollare come sto facendo io per tornare l'anno prossimo, è difficile, è difficilissimo, cioè è una cosa di una difficoltà davvero inimmaginabile, inimmaginabile. Eppure, cioè, sto per rientrare rientrerò domani, sperando di, ovviamente penso di trovare trafficone, quindi questo video qua andrà in onda magari lunedì, magari, perché ora che riesco a montarlo e tutto, poi sabato devo andare fuori, sabato sera, se dovessi arrivare in tempo vado dal mio vicino a vedere la partita. Vabbè, comunque, al di là di senza travisare, ragazzi, io vi dico, ho passato 2 settimane quest'anno, sono state 2 settimane oltre che meravigliose di un'intensità pazzesca, non ho mollato niente, ho camminato come non ho mai camminato in vita mia, perché qua c'è da camminare e vai a vedere dei posti che sono meravigliosi, cioè guardate qua, io sto facendo un sentierino, guardate qua che si apre la vallata ed è veramente favoloso, ed è un piccolo sentiero. Sono andato a funghi perché è un'altra mia passione, sono andato ovunque. Ma queste sono passioni per chi magari piace andare nel bosco, per chi magari ha altre passioni, vi piace andare in bicicletta, ci sono le piste ciclabili, ho visto la Coppa del Mondo di mountain bike quest'anno, volete provare un'esperienza nuova, c'è il rafting che ve la consiglio, perché me la sono fatta addosso, però è stata una bella esperienza. Qua c'è mini golf, tiro con l'arco, ci sono dei parchi avventura dove fai delle scalate e fai delle carrucole da 20 metri d'altezza, cose veramente belle, belle, belle. E poi la natura, la senti, la respiri, l'aria pura, la natura, le cose che mangi, ragazzi. Io l'altro giorno sono andato a mangiare in un posto e ho mangiato le costine, un po' come il Roadhouse. Però, ragazzi, qua si sentiva proprio la naturalezza dei prodotti, i formaggi che trovate qua, ragazzi. In tutto il Trentino il latte della Val di Sole è il latte migliore. Cioè, io vi dico, ragazzi, e ve lo dico per esperienza, perché sto già male adesso. Non oso immaginare come starò domani, come starò ogni anno che mollo, che vado via da qua per andare a casa. Io vi dico solo che queste 2 settimane sono volate, e veramente è uno dei pochi posti dove purtroppo ho troppi interessi là dove abito, ma è uno dei pochi posti dove mollerei tutto per venire a vivere qua, perché è un posto favoloso, favoloso. E non sono mai venuto d'inverno perché non amo sciare, ma per chi ama sciare venite anche d'inverno, perché tra snowboard, sci, le piste di Marileva, Folgarida, eccetera, sono assolutamente numeri eccezionali. Per chi vuol provare il rafting, addirittura il Noce è sempre teatro di mondiali, ogni 2 anni, 3 anni fanno un mondiale qua, proprio perché o kayak o rafting, proprio perché è un fiume che si sposa perfettamente a tutto questo. Ragazzi, ora sto facendo la salita, mi manca anche il respiro, non so anche che cazzo di aggiungere oltre a questo che ho detto, e giuro che non ho ricevuto nessuna sponsorizzazione, ma sto parlando a cuore aperto, perché è realmente quello che penso. E niente, ragazzi, io questo, il prossimo pezzo di video che sentirete lo farò da Milano, e sarà il video riassunto salutando tutto, salutandovi più che altro. Per chi l'ha visto, ragazzi, cioè, ma di che parliamo? Dunque, 2 parole per chiudere questo video, che rappresenta 15 giorni di pura goduria, 15 giorni veramente meravigliosi, e che non vedo l'ora di riproporre il prossimo anno.
Avete visto, mi sono portato a casa la bandiera del Venezia, ma mi sono portato a casa anche delle cartoline molto, molto belle per chi è appassionato di ciclismo. Questa che insomma è il manifesto più piccolo del Coppa del Mondo di Mountain Bike e del Trials che ci saranno questo weekend là. La stessa cartolina però per la tappa del Giro d'Italia che c'è stato quest'anno, che è partito da Commezzadura, e anche il programma della Coppa del Mondo che ho avuto la fortuna di vedere ad Aulasa mentre ero là. E niente ragazzi, che devo dirvi, ogni volta è un disastro, è un disastro. Sto girando questo video 2 giorni dopo, 3 giorni dopo il ritorno, e sta uscendo praticamente quasi una settimana dopo questo video su YouTube, eppure è un disastro. È un disastro perché oggettivamente mollare quella terra meravigliosa è sempre dura, è sempre dura. Però ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, non vedo l'ora di tornare là per poterlo rifare ancora, e niente ragazzi, a me non resta che salutarvi e dare appuntamento col prossimo video.